Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, oggi parliamo della classifica delle moto più vendute in Germania a gennaio 2021, le top 20 moto più vendute. Una classifica molto interessante perché troviamo una nostra conoscenza, ovvero l'Aprilia RS 660. E addirittura la moto compare in classifica anche in posizione bella bella alta. Vi ricordo che l'RS invece in Italia non era presente in classifica neanche dentro le top 30 moto più vendute a gennaio. Invece in Germania, insomma, sembra che apprezzino di più la nostra moto. Quindi ecco, una buona notizia questa per chi magari è amante o per chi è possessore di questo modello dell'Aprilia, anche se va detto che c'è un motivo ben preciso se comunque l'RS riesce a rientrare in questa classifica. Diciamo che il mercato tedesco è partito un po' a rilento, si parla di quasi un 60% in meno di venduto rispetto all'anno scorso, esattamente un 56%. Per questo abbiamo in classifica delle moto in posizioni comunque rilevanti, anche se hanno venduto poche poche unità. Partiamo un attimo dunque, in questa classifica troviamo molte BMW, addirittura 10 moto su 20 sono delle BMW, troviamo diverse Honda, troviamo due Ducati, troviamo anche un'Aprilia, mentre non troviamo delle KTM, non troviamo delle Yamaha, come neanche Moto Guzzi, come neanche delle Suzuki. Il che è un po' strano soprattutto sul fronte KTM e sul fronte Yamaha, poi comunque faremo un ragionamento. Allora, la moto più venduta ha fatto registrare in un mese 366 unità vendute, mentre l'ultima, la ventesima, 26 unità vendute. Questo vuol dire, come sempre, che tutte le moto che non nominerò tra poco avrà venduto meno rispetto alla ventesima posizione, ovvero meno di 26 moto in un mese, che ovviamente, guardando al mercato tedesco, è un numero veramente irrisorio. Allora, partiamo. La moto più venduta è stata, guarda caso, la BMW R1250 GS con, appunto dicevo prima, circa 360 unità vendute. In questo caso però diciamo che in Germania si fa il gioco di mettere insieme le due moto, la versione base e la variante Adventure, mentre in altri mercati, per esempio italiano, francese, spagnolo, inglese, le due moto hanno due numeri distinti in classifica, ovvero c'è un numero per la versione base che va a costare 18.000 euro e c'è un numero per la versione invece Adventure che va a costare 20.000 euro. In questo caso in Germania, diciamo, le due moto vengono messe insieme, calcolate insieme e salta fuori un'unica posizione con un numero molto molto alto. Seconda posizione, notate come si abbassano comunque le unità vendute, notate la differenza di unità vendute. Seconda posizione la BMW con la R18, la Maxi Cruiser che va a costare oltre i 20.000 euro della BMW nuova con 81 unità vendute, quindi notate questo drastico calo da 360 a 81. Terza posizione invece abbiamo una nostra conoscenza, ovvero la Kawasaki Z900. Una moto che in Italia vende un macello, una moto che addirittura in Spagna ha chiuso il 2020 in prima posizione, si riconferma essere anche in questo caso, anche in Germania, la Naked più venduta. Parliamo del modello 2021, che è uguale però di fatto al modello anche 2020. Per il 2021 arrivano giusto due nuove livree, per il resto la moto è uguale appunto al modello dell'anno scorso. Quarta posizione abbiamo una BMW, ovvero la S1000XR, ovvero la maxi crossover della BMW, e poi abbiamo una sorpresa secondo me, ovvero la Honda CBR 650R, la sportiva barra sportiva comoda della Honda, concorrente diretta della Aprilia RS 660. In questo caso la Honda ha venduto in un mese 78 unità. Poi abbiamo la Ducati con la Multistrada V4, quindi ottimo risultato comunque per la Ducati. Vi ricordo che ci sono tre diverse versioni, la versione base va a costare 19.000 euro, concorrente della nuova Harley-Davidson Pan America, che invece come prezzo parte da 16.000 euro. Poi dopo la Multistrada abbiamo la F900R, poi abbiamo, che è concorrente in questo caso della Z900, parliamo di una Naked bicilindrica, 95 cavalli circa. Poi dopo l'F900R abbiamo la Africa Twin della Honda, poi abbiamo la Ducati Scrambler
Non è specificato che versione, l'800 oppure la 1100, penso che si faccia riferimento alla 800 perché la modello comunque è meno costoso, soprattutto la 800 Dark. Anche in Italia, per esempio, la Ducati Scramber vende molto bene, però in Italia la più venduta è la versione 800, quindi penso che anche in Germania si parli dell'800. Chiude alla decima la BMW con la F900 XR. Quindi queste qua erano le prime 10 posizioni. Poi undicesima abbiamo la Honda di nuovo con la CB650R NeoCafé, in questo caso parliamo della versione Naked, molto bella, costa nuovo 8.000 euro, della CBR650R, quindi una moto che comunque anche in Germania riesce a vendere molto bene. Poi abbiamo la bellissima, perché è semplicemente fantastica, BMW S1000RR modello 2020, una sportiva veramente secondo me, penso che sia la più bella comunque sportiva 1000 uscita di recente. E poi abbiamo un'altra Honda, ovvero la CMX 500, che dovrebbe essere la Cruiser 500 della Honda. E poi troviamo la nostra Aprilia RS 660 con 36 unità vendute in un mese. Capite bene che c'è comunque una bella differenza tra le 78 unità vendute della CBR 650R. 36 unità vendute, in realtà comunque in assoluto è veramente poco, però comunque basta e avanza in Germania per rientrare in questa classifica alla 14ª posizione. Poi dopo l'Aprilia abbiamo un'altra BMW, ovvero la R1250RS. 16ª abbiamo un'altra BMW di nuovo, la F750GS. Poi abbiamo una Triumph, la Rocket 3, maxi cruiser concorrente, se vogliamo, della R18. Abbiamo un'altra Kawasaki, poi la 650, la Z, naked e bicilindrica, concorrente dall'MT-07, e poi chiudono altre due BMW, la R1250RT, la moto da turismo della BMW, prima moto al mondo, vi ricordo, a montare radar anticollisione grazie al sistema chiamato Adaptive Cruise Control, ancora prima che lo implementasse la Ducati sulla Multistrada V4, e poi chiude, 20ª, 26 moto vendute in un mese, la BMW R1250R. Questa qua, ragazzi, è la classifica delle 20 moto più vendute in Germania a gennaio 2021. Ora, notiamo le cose più interessanti. Innanzitutto, non c'è la Yamaha, così come non c'è nemmeno la KTM. Yamaha, strano questo, perché non c'è una 07, una MT, non c'è una 09, non c'è neanche una Tracer 900 e neanche una Tracer 700. Molto strano, penso che dipenda questo, visto che vale questo discorso anche per l'Italia, penso che dipenda da un discorso di disponibilità delle moto. Penso che le moto comunque sono in ritardo ed è per questo che comunque la gente aspetta ad acquistarsele, soprattutto comunque la gente potrebbe acquistarsi l'Euro 4, no? Quindi le vecchie Tracer 900, 700 o le vecchie 09, però magari in tanti dicono piuttosto che spendere soldi su un modello vecchio aspettano un modello nuovo quando sarà disponibile. Quindi penso che sia per questo che Yamaha non abbia neanche una moto, anche perché comunque in Germania, come anche in Italia, Yamaha vende sempre molto bene. C'è sempre comunque in classifica una 07 oppure una Tracer. Mi sembra un po' strano che in Germania, insomma, non ci sia neanche una Yamaha. Vi ricordo che io ho la prova della nuova MT-09 2021, ce l'ho tra qualche giorno, ce l'ho a marzo, non vi dico dove, comunque ce l'ho a marzo. E quindi in quell'occasione proverò la moto e vi dirò un po' come è fatta. Quindi capite comunque se le prove dei tester, dei giornalisti, perché in quell'occasione sarò insieme ai giornalisti e agli youtuber, se le prove comunque di alcune moto come la 09 non sono ancora iniziate, ovviamente le moto comunque sono un po' in ritardo. Quindi è per questo penso che ecco, Yamaha non ha neanche una moto in questa classifica, mentre KTM, anche lì un po' strano, generalmente vanno matti in Germania per le KTM, le 890, le Duke, le Adventure o le RC, in questo caso non c'è neanche una KTM. Penso che valga un po' il discorso anche della Yamaha, mentre mancano all'appello proposte della Moto Guzzi, non c'è neanche una V7, manca all'appello anche la Suzuki, non c'è una 650, come non c'è neanche una nuova Hayabusa, anche se la Hayabusa comunque è uscita molto recentemente. Prima di finire con il video, un discorso anche per quanto riguarda l'Aprilia RS 60, perché qualcuno potrebbe dirmi, ecco, vedi, hai sbagliato perché l'Aprilia comunque riesce a vendere bene in Germania. Il discorso comunque ve l'ho fatto all'inizio, ovvero parliamo comunque di poche unità vendute, 36 moto vendute per quanto riguarda l'RS, non la fanno rientrare neanche dentro le top 30 moto più vendute a gennaio in Italia, visto che in Italia a gennaio l'ultima posizione, la 30ª,
aveva venduto circa 50 unità, quindi capite, è un discorso proprio legato al fatto che in Germania, insomma, il mercato è partito molto molto a rilento, per questo che questa moto RS riesce ad entrare in questa classifica. Se no, in assoluto 36 moto in un mese per un mercato comunque tedesco è veramente un numero veramente irrisorio. Ma soprattutto la classifica fa capire, anzi, che quello che ho detto io fin dall'inizio su questa moto, sull'Aprilia, era in effetti vero. Io vi ho sempre detto: attenzione, perché sicuramente gli appassionati, comunque i motociclisti, preferiranno andare più sulla CBR che non sull'Aprilia, perché comunque la CBR ha il vantaggio di costare 2.000 euro in meno rispetto all'Aprilia, e in effetti così è stato. Il CBR circa 80 unità vendute in un mese, quindi più del doppio rispetto all'RS, e l'RS insomma con neanche 40 unità vendute. Quindi capite, di fatto questa classifica conferma quello che io vi ho sempre detto. Se l'Aprilia fosse costata meno, se comunque Aprilia avesse fatto come io ho sempre detto, ovvero togliere elettronica, ridurre comunque la qualità della ciclistica, abbassare insomma il costo, allinearlo alla Honda, secondo me in tutti i mercati l'Aprilia riusciva a distruggere la Honda CBR 650R. In questo caso invece l'Aprilia comunque va a costare 2.000 euro in più, e in tanti dicono: piuttosto prendo un CBR, è una moto meno raffinata, è una moto che pesa di più, è una moto con meno elettronica, è una moto con una ciclistica neanche paragonabile, però comunque sia, è una Honda, è un 4 cilindri, è una moto bella come design, anche se non bella tanto quanto l'Aprilia, e quindi in tanti si acquistano la Honda CBR 650R. Quindi questa classifica di fatto è vero che la moto l'Aprilia è presente, l'RS, ma comunque va a confermare quello che io vi ho sempre detto. Comunque è un buon risultato anche per l'Aprilia, cioè comunque comparire in questa classifica è un buon risultato, quindi per chi possiede questo modello, cioè nel senso, cioè comunque di esserne fieri, di esserne contenti, però secondo me nei prossimi mesi, comunque con la ripresa magari economica, magari in Germania, secondo me l'RS verrà comunque sotterrata da altre proposte, verrà insomma, verrà messa da parte per altre proposte di altre case, anche concorrenti, magari con altre moto di altre categorie, però comunque capite, in sé come numeri, se ogni mese fa questa cifra, capite che non vai molto lontano a fine anno, no? Come classifica finale. Direi che da questo video ho detto tutto, vi terrò aggiornati, vedremo il prossimo mese cosa arriverà come classifica, poi comunque tra pochi giorni vi porterò quella più interessante, quella italiana, vedremo se a febbraio comunque Aprilia ha un po' rimontato rispetto a gennaio, visto che ha avuto comunque l'RS un inizio molto lento, soprattutto poi ci dovrebbe essere anche in classifica la Tuono 660, perché la Tuono comunque è uscita, si può acquistare, quindi dovrebbe comparire anche lei in questa classifica italiana di febbraio. Vedremo ragazzi, vedremo tra qualche giorno la classifica italiana. Da questo video è tutto, se vi è piaciuto iscrivetevi al nostro YouTube, quello Instagram, il Nebecker ufficiale, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!